Perché non iniziare la giornata con una delusione? Delusione, perché quelli al cocco non sapevano di cocco. Non avrei mai provato questa roba se solo non me l'avesse chiesto tipo in mille. Sappiate che sto sacrificando la mia colazione per voi. L'odore è di gocciola al cioccolato. Caramello? Non pervenuto. Soliti due bicchieri, uno con l'acqua e uno con latte. Sì, si immergono i biscotti nell'acqua, è come bere il tè, solo che non sa di tè. Se i biscotti sono buoni, vengono molto valorizzati dall'acqua, se no, latte. Ma ovviamente prima ce li mangiamo senza nulla per vedere di cosa sa. Il caramello c'è, però è un caramello spento, annoiato, tediato dalla vita. È uno di quei caramelli ormai abituati a stare in disparte, in un angolo. Cioè, ma potevamo anche non mettercelo, ecco. Tipo, non è che ne abbiamo migliorate queste gocciole, eh. Ma vediamo un po' con l'acqua. Non sono cattive ovviamente perché le gocciole di base non sono mai cattive. Però non è una grande trovata. Sembra più caffè latte alla fine, il gusto che c'hai in bocca, non sa di caramello. Vi dirò, acqua o latte non cambia un cazzo, come più vi piace. Insomma, un 6 perché le gocciole sono buone. Uno 0 per quanto riguarda il caramello. Verrebbe da provare quelli a scacchiera del Mulino Bianco per vedere se loro ce l'hanno fatta a fargli il caramello, ma non m'attirano per un cazzo. Se m'attirano ve lo dite, se siete in tanti mi sacrifico, tanto gli biscotti a me piacciono sempre. Però. E vabbè, non è neanche una delusione, lo sapevo già, raga. Guarda, biscotti la mattina sono sempre buoni. Non sanno niente. Così sa più di biscotto, ovviamente. Però sento lo zucchero che comincia a entrare in circolo, mi sto svegliando, mi sto svegliando. Voi vedete questo video alle 11:30, ma sono le 7. Mi sono allenata, poco peraltro, sono svegliata alle 5. Ho fatto qualche chilometro in bici, ho fatto la spesa. E l'ultimo lo facciamo con il latte, il par condicio, ma non cambia un cazzo. Secondo me potevate risparmiarveli, ecco.